Che cos'è il denaro? Tutti noi usiamo il denaro. Ne abbiamo bisogno per comprare beni e servizi. Lavoriamo duro per guadagnarcelo, lo mettiamo da parte per la pensione o per quando ne avremo bisogno. Tutti dipendiamo dal denaro. E allora perché non sappiamo come funziona il denaro? Perché ci sono momenti in cui ce n'è troppo e siamo convinti che tutto questo durerà per sempre? Da dove viene tutto questo denaro? E come mai improvvisamente non ce n'è abbastanza? E la gente ha difficoltà a pagare le bollette? Dove è finito tutto quel denaro? La cosa più sorprendente è che la maggior parte del denaro è creato dalle banche. Come un mago, le banche fanno apparire il denaro apparentemente dal nulla ogni volta che concedono un prestito. Ma questo non è denaro come quello che abbiamo sempre pensato, è credito ed è temporaneamente in prestito dalle banche. Lo utilizziamo come se fosse denaro e pensiamo che lo sia, ma poiché è credito, ad un certo punto dovrà essere ripagato. E quando è ripagato, il denaro sparisce. Questo non è un trucco, è il modo in cui viene creato e poi distrutto quasi tutto il nostro denaro. Possiamo fidarci dunque di tutto questo denaro creato dalle banche? Beh, le banche fanno tanti profitti facendosi pagare degli interessi sui prestiti. Quindi, fin tanto che c'è fiducia nell'economia, prestano il più possibile. Più prestiti e più mutui significa che più denaro viene creato. E prima che te ne accorgi, i prezzi delle case salgono alle stelle. Se si concedono troppi prestiti, l'ammontare del debito diventa troppo grande. Le persone non riescono a pagare i debiti e dunque le banche smettono di prestare e improvvisamente non ci sono soldi a sufficienza. Le attività chiudono. La gente perde il lavoro e le case sono pignorate. È questo che ha creato la crisi finanziaria e fondamentalmente niente è cambiato da allora. Il denaro è ancora creato dalle banche e sparisce quando viene pagato il debito. E fin quando non cambiamo ciò, non avremo mai un'economia stabile, un lavoro assicurato o case che possiamo permetterci. Ma non deve essere per forza così. Moneta Intera ha lanciato un'iniziativa per cambiare il modo in cui viene creato il denaro. Per un mondo migliore.